Il Comitato Università Mondo del Lavoro, in collaborazione con G-Group, organizza dei colloqui con esperti per aiutare i neolaureati a compilare al meglio il curriculum vitae. Il prossimo incontro è fissato per il 16 dicembre. Ascoltiamo quali consigli offre gli studenti Cristina De Tommasi, responsabile selezione di G-Group. Dottoressa De Tommasi, può spiegarci questa iniziativa dell'Università Cattolica CV Point, di che cosa si tratta? Sì, è nata con la collaborazione con la sede di Milano circa ormai ottobre dell'anno scorso, quindi abbiamo appena compiuto un anno e abbiamo deciso di proporlo anche alle altre sedi della Cattolica, visto che aveva avuto un buon riscontro da parte dei ragazzi, degli studenti. Devo dire che anche per quanto riguarda la Cattolica di Brescia abbiamo avuto un buon riscontro, nel senso che tutte le posizioni che erano state aperte, tutto l'elenco è stato coperto in breve tempo, in una decina di giorni, quindi molto velocemente. Sono due appuntamenti per appunto questo test di prova, uno appunto oggi e il prossimo sarà a dicembre, dovrebbe essere intorno al 16. È un momento proprio di consulenza sul curriculum, visto che al giorno d'oggi, ed è sempre stato così, il curriculum è un biglietto da visita, no? È la prima cosa che le aziende ricevono e devono valutare tramite lo screen se vedere la persona, incontrarla oppure no. Quindi ci sembrava un momento importante da dedicare ai ragazzi, agli studenti laureandi o laureati che stanno cercando appunto lavoro. Le difficoltà principali che gli studenti incontrano nel compilare un curriculum quali sono? Principalmente non averlo mai fatto, credo. Essere una cosa nuova, un dover per la prima volta scrivere su un foglio bianco che cosa si è fatto e perché in alcuni casi si è deciso per esempio un percorso di studi piuttosto che un altro, eccetera. Quindi anche la famosa lettera di accompagnamento, comunque lettera di presentazione, che è buona norma sempre mettere con il curriculum. Quindi diciamo che secondo me il primo scoglio sta appunto in questo, non in dover scrivere esattamente quello che si è fatto in una pagina, massimo due, ecco, perché anche il curriculum non deve essere troppo prolisso. Laura, hai appena terminato un colloquio con le consulenti del G-Group per valorizzare il tuo curriculum. La tua impressione? La mia impressione è stata molto positiva, ritengo che questo incontro sia stato molto utile per aiutarmi appunto a sistemare il mio curriculum e renderlo più appetibile alle aziende. Ho impressioni molto positive e ho incontrato una persona che è veramente in grado di valorizzare la persona con cui ha a che fare, assolutamente domande, osservazioni puntuali, molta umanità, contrariamente ecco, a quello che può capitare nei colloqui di lavoro. E devo dire che ho raccolto dei consigli e delle dritte assolutamente efficaci e sono molto soddisfatta. Quindi crede che il suo curriculum sarà vincente? Credo che possa essere aggiustato, limato in qualche parte e sicuramente da questo momento in poi spero ecco, che le cose vadano diversamente. È stato presentato qualche giorno fa un nuovo atlante sul turismo bresciano curato dal nostro docente Guido Locarno in collaborazione con gli studenti dell'Università Cattolica. Vediamo insieme di cosa si tratta. Professor Locarno, dal lavoro che avete svolto, quale fotografia della provincia di Brescia emerge dal punto di vista turistico? Beh, emerge l'immagine di una provincia a due velocità, una provincia con dei circoli virtuosi, soprattutto i laghi, in parte la montagna, ma soprattutto il lago di Garda, dove il turismo richiama turismo.
e rischia anche in qualche modo di andare incontro a fenomeni di intasamento, per cui ci vuole un investimento per migliorare i servizi che già ci sono. Mentre ci sono delle aree turisticamente depresse che invece non decollano perché c'è un circolo vizioso in cui non si riesce a dare motivazioni sufficienti agli imprenditori per provare a inaugurare un'attività turistica. E qual è stato il contributo degli studenti a questo volume? Un contributo molto interessante, soprattutto quelli del Master Mutuve dell'anno che si è appena concluso, dello scorso anno. Le studentesse hanno preparato il loro project work, cioè sostanzialmente le tesine finali, la prova finale per il diploma del Master, e hanno scritto e hanno firmato questa pubblicazione con dei lavori originali che riguardavano la radiografia di aree, di sottoaree della provincia di Brescia, quindi hanno condotto a termine una ricerca completa nel loro più limitato ambito d'azione. What a wonderful world. Mi è stata proposta questa ricerca durante il corso di geografia e l'ho trovata molto interessante, anche perché io sono proprio di Lumezzane e quindi vivendoci amo il territorio dove risiedo. E cosa hai studiato? Dunque ho cominciato ad analizzare quello che erano le risorse del territorio e poi, grazie all'aiuto della comunità montana e dell'ufficio turistico, ho raccolto i dati e ho cominciato a stendere poi la ricerca appunto che avevo fatto. Invece che tipo di lavoro hai fatto, di ricerca hai fatto? Io sono Irene Pilati e sono diplomata al Master in Turismo e Valorizzazione Culturale del Territorio e insieme a una mia collega mi sono occupata principalmente del Lago di Garda, dello studio di quello che è il turismo degli ultimi anni del Lago di Garda e come lo si può vedere in un futuro. Rispetto a tutta la provincia di Brescia, il Lago di Garda è forse quell'area più matura a livello turistico di tutte le altre e dunque va studiato innanzitutto come si può mantenere il turismo a questi elevati livelli e come si può migliorare. È stato molto interessante valutare come comuni importanti come Sirmione, Desenzano, Limone abbiano sviluppato la loro vocazione turistica negli anni e abbiano avuto anche la capacità di mantenerla, ma anche come ci siano comuni limitrofi sempre in queste aree che si sono rimboccati le maniche per arrivare poi a dei livelli molto elevati. Emergono dei dati molto interessanti che fanno capire com'è il fenomeno turistico a Brescia, 8 milioni e mezzo di presenze, un numero di presenze superiore a quello dell'intera regione Sardegna e mi pare che sia una questione non da poco, quindi che la provincia come Brescia faccia di più della Sardegna mi pare un dato particolarmente significativo. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana. Grazie per essere stati con noi. We'll be right back.